Ciao a tutti, il mio nome è Alessandra Pizzi e molti mi chiedono come faccio a sapere quali sono i numeri che mi caratterizzano. In effetti il nostro nome e il nostro cognome è composto da lettere e non è così immediato comprendere quali sono i numeri che corrispondono. Questa è la tabella pitagorica, una tabella di conversione adattata al nostro alfabeto con 26 lettere appunto e l'abbinamento di ogni lettera con i numeri. I numeri sono ovviamente le 9 unità, perché a queste 9 unità qualunque numero si può ricondurre attraverso la somma teosofica di cui abbiamo parlato negli altri video. Quindi un nome, per esempio Chiara, avrà una corrispondenza della C con il 3, la H è l'8, la I è 9, A 1, R 9 di nuovo, A 1. Ma abbiamo una differenza da fare, cioè i numeri corrispondenti alle vocali danno un significato particolare quando andiamo a redigere la mappa numerologica, il tema numerologico di ciascuno. Le consonanti hanno un altro significato, le une e le altre insieme un altro significato ancora. Perché in un tema numerologico vi sono 5 numeri chiamati i numeri fondamentali, che ho riassunto in un libro che si chiama La croce cardinale numerologica, dove questi 5 vengono visti dentro questa simbologia potente della croce, con dei riferimenti anche all'astrologia, ma andiamo per gradi. Quindi prendiamo solamente le vocali. Le vocali, la prima vocale è I ed è qua, il 9, A, 1, A, 1. Andiamo a vedere il nome, 3, 8 e 9. Ovviamente abbiamo un nome e un cognome. A volte abbiamo anche due nomi. Mentre il cognome porta in sé un aspetto legato alla famiglia, alla ereditarietà, il nome è quello con cui l'universo ci riconosce. Quindi quando anche si fa una mappa numerologica, sempre un'attenzione particolare va riservata al nome e una considerazione particolare al cognome. Dopodiché vengono chiaramente uniti. Ma adesso andiamo a vedere qual è l'energia di questo nome. E quindi 9 più 1, 10 più 1, 11, questo è tutto il totale, in riduzione è 2. Questo lo sottolineo perché riportiamo tutto quanto all'unità, ma vi sono alcuni numeri chiamati speciali a cui va data un'osservazione particolare. Questo 11 come numero doppio richiede una considerazione particolare. In prima battuta riconduciamo tutto quanto all'unità. Quindi Chiara, 11, è la parte, essendo il totale delle vocali, a cui io di solito metto un cuoricino vicino, perché è la parte dei desideri del cuore, la parte dell'anima, una parte molto intima che generalmente riserviamo alle relazioni speciali per noi, quindi alle amicizie, alle relazioni, alla famiglia. È un numero speciale. E il totale invece delle consonanti fa 20, 9 più 8 più 3. Questo totale 20 in riduzione 2. Questa io di solito metto una faccina perché è la persona, il numero di impressione, l'impressione che facciamo agli altri, quello che vedono di noi e che di solito a noi fa piacere che venga visto. In realtà anche 20 è particolare perché è due volte il 10, che è un numero sacro per i pitagorici, la sacra tetractis o numero triangolare, e rappresentava l'adunanza. E qualcuno lo avrà visto sicuramente, è rappresentato con un puntino, poi 2, poi 3 e 4 infine. Qui, quando andiamo a tracciare i triangoli, ci sono 9 triangoli più 1, che è quello che tutti insieme i 10 puntini rappresentano. Ora, la persona
il numero di impressione, quello che gli altri ricevono, un numero riferito alla relazione. I due insieme, in questo caso fanno 31, che in riduzione è 4, è il numero chiamato dell'io o di espressione. Questo è il primo numero che viene manifestato. Questi sono tre dei numeri fondamentali di una mappa. Questo rappresenta il nostro essere nel mondo, un numero riferito al nostro modo di fare, il nostro, un numero che manifestiamo spesso nel lavoro, nelle questioni pratiche della vita di tutti i giorni. Vi ho parlato di cinque numeri fondamentali. Gli altri due numeri fondamentali sono il totale della data di nascita, che è chiamato numero del destino o del cammino di vita, proprio la somma giorno, mese, anno. Sommati tra loro, ricondotti all'unità, rappresentano il numero del destino. Il numero del destino o il nostro cammino di vita è il seme in potenza, quindi qualche cosa che noi dovremmo sviluppare e manifestare. Questo è il quarto dei numeri fondamentali, il quinto è chiamato della quintessenza. Entreremo dentro ciascuno un po' alla volta. E facciamo un esempio pratico di traduzione del nome e del cognome in numeri e vediamo come si sommano poi tra loro per arrivare a tre di quelli che sono chiamati i cinque numeri fondamentali di una mappa numerologica, di un tema numerologico. Il nome e il cognome che ci accompagnano sono come il mantra della nostra vita, sono la nostra colonna sonora e sono portatori di talenti, di un potenziale con cui noi arriviamo e con cui siamo chiamati a fare il massimo, il meglio, portandoli a vibrare al massimo livello di vibrazione possibile. Quindi, quando si fa la traduzione in numeri di una persona che non è più in vita, o comunque di una persona che non ci ha chiesto di fare la propria mappa, in spirito si chiede il permesso, perché noi stiamo indagando il suo mistero, stiamo andando a fare un'azione che è corretto, in spirito ci venga autorizzata, poiché l'intento è quello di, in questo caso, imparare un metodo che può aiutarci a vivere con più armonia. Oppure se è di una persona con la quale siamo in relazione, o magari un collega, o un cliente, o un familiare, quando l'intento è chiaro che è per servirti meglio, per avere una relazione più efficace e più piena di armonia, ecco che abbiamo già dichiarato quanto serve per poter poi andare oltre e fare il conteggio. Mi piacerebbe fare insieme Giuseppe Garibaldi. Dalla tabella di conversione, la tabella pitagorica che abbiamo visto nell'altro video, trova i tuoi numeri con la corrispondenza tra lettere e numeri, abbiamo visto che le vocali devono avere una considerazione a parte. Quindi sopra il nostro nome e cognome andremo a indicare le corrispondenze numeriche, quindi solamente delle vocali. Avevamo messo un cuore, lì è il desiderio sono i desideri del cuore, il numero dell'anima, la parte più femminile del nostro essere. Intendo qualità del femminile, qualità del maschile presenti in ciascuno, uomo o donna, che sia come polarità di genere manifesta. Quindi la I, la prima vocale, 9, 3 la U, 5 la E e ancora un'altra E. Lo completiamo tutto a 9, 1 e 9. Quando si prepara un tema numerologico, è importante fare delle considerazioni sul nome e sul cognome, poi vengono sommati assieme, ma mentre il cognome ci parla di un aspetto familiare di ereditarietà, il nome è quello con cui l'universo ci riconosce, quindi è importante andare a vedere già il nome, che cosa esprime, qual è il suo potenziale.
La G corrisponde a 7, 1, 7, 7. Di nuovo 7, la G, 9, 2, 3 e 4. Quando si fa un tema numerologico, si usa prima una parte razionale, logica. Siamo nell'emisfero sinistro, parte destra del corpo, so che devo fare i conti in un certo modo, che li devo sommare tra loro in una certa maniera e che hanno un certo significato. Ma poi devo andare nella mia emisfero destro, parte sinistra del corpo, che è quella più femminile, intuitiva, creativa, immaginativa, e devo metterle insieme. Quindi questo è uno straordinario atto di unificazione, perché utilizzerò tutte e due le parti in un contesto sociale dove normalmente è certamente quella lineare, logica e razionale che è quella più utilizzata. Con questo discorso sui numeri noi le usiamo entrambe, siamo quella parte che unisce i due emisferi e che crea qualche cosa di nuovo utilizzandoli entrambi. In questa fase di osservazione immediatamente è la mappa che ci parla, quindi ci dobbiamo mettere in ascolto, non facciamo solo un lavoro mentale di deduzione, dobbiamo stare in ascolto, siamo davanti a un mistero che si svela. Noi adesso abbiamo utilizzato questo nome perché tutti quanti lo conosciamo ed è importante quando quando si comincia a studiare un argomento nuovo andare a vedere a ritroso, cioè andare a vedere le biografie magari di persone famose che abbiamo già visto come hanno usato i loro talenti. In questo momento in cui ci mettiamo in osservazione di che cosa questa mappa ci dice, vediamo subito che ha delle dominanze di questo 7 che oltretutto è ripetuto nelle due iniziali, quando l'iniziale ripetuta più volte rafforza l'energia di quell'archetipo. Quindi qui è ripetuto 4 volte e ci sono anche 4 volte il 9. 7 e 9 sono numeri della terza terzina, quindi sono energie che chiedono di entrare in relazione o con una dimensione spirituale o comunque che ha un impatto anche con la società, insomma con l'umanità in questo caso molto, molto profondo. Tra loro vengono poi sommati in questo modo, andando a vedere nome e cognome, sommiamo 9 più 3 più 5 più 5 e otteniamo 22. Tutti i numeri vengono ricondotti all'unità, ma ve ne sono alcuni che hanno un'energia particolare. Questo 22, che in riduzione è 4, ha il 22 che è rappresentato da un numero doppio e i numeri doppi sono chiamati numeri maestri, sono portatori, richiamano qua sul piano della materia una energia particolarmente forte. Ciò che ci viene richiesto è quello di essere sufficientemente capienti per reggere quell'energia e portarla poi in condivisione. Quando andiamo a fare la somma anche delle consonanti di Giuseppe, e qua avevamo messo una faccina a intendere questo è il numero della persona, è il numero dell'impressione, cosa gli altri vedono e che cosa a me fa piacere che gli altri ricevano di me. Quando andiamo a fare questo totale, troviamo un'altra volta un 22, 7, 14, 21 e 1, 22. Di nuovo un'altra volta l'energia del 22. Se l'11 è il visionario, come nell'undicesima casa astrologica, Prometeo, colui che prende il fuoco agli dèi per portarlo agli uomini e in questo elevarli dalla loro bestialità. Il fuoco aiuta a difendersi, a cuocere il cibo, a illuminare la notte, ma è anche il fuoco dello spirito. Questo 11, questo visionario, nel 22, che è 2 volte 11, acquisisce una forma di concretezza. Quindi la necessità di ricevere un messaggio dai piani sottili e di tradurlo in qualche cosa di concreto e che sempre sia in condivisione, perché il tema dei numeri maestri è proprio quello di ricevere
trasformarsi in forza di questa grande energia e condividere. Il totale di anima e persona è chiamato numero dell'io. L'io è un numero di espressione, sono i mezzi che abbiamo a disposizione per compiere il nostro cammino su questo piano dell'esistenza. Essendo il totale delle vocali e delle consonanti, ovviamente 22 più 22 fa 44. Sono tutti numeri pari, abbiamo visto che i numeri pari hanno una relazione con il femminile e con la materia, mentre i dispari più con il maschile e con lo spirito. Questi numeri maschili, questi numeri femminili andranno manifestandosi particolarmente sul piano della materia e il 4 e l'8 in particolare, questo in riduzione 4, la persona in riduzione 4, questo 4 e 4 in riduzione 8, hanno a che vedere con l'aspetto anche militare. 4 è il numero legato al mondo militare, inteso come ordine, regole, concretezza, e quindi doppiamente 4 in questo 8 che è associato all'archetipo del sovrano, quindi legato al comando. E l'8 è in grado di occuparsi della propria famiglia e delle altre famiglie, è colui che è chiamato proprio a governare. Quando andiamo a fare gli stessi totali anche per il cognome, abbiamo 9, 9, 18, 19 e 20. In riduzione 22 più 20 fa 42 e quindi 6. La persona di Garibaldi sarà 7. Più 9, più 2, più 3, più 4, 25, che in riduzione è 7. Quando facciamo il totale, 20 più 25, abbiamo 45, che in riduzione è 9, e dopo andiamo a vedere quali sono le somme, sempre per tenere distinto il senso del nome e poi unirlo anche al cognome. 22, 25 più 22 fa 47, che in riduzione è 11, che in riduzione è 2. Ogni volta che appare un numero che ha un significato particolare, come in questo caso dei numeri maestri, nella traduzione in numeri lo sottolineiamo, perché poi quando rimaniamo in osservazione ci sia chiaro dove ci sono delle energie speciali da tenere in debita considerazione quando andremo a farci sorprendere e a interpretarla. 44 più 45 è l'ultima somma che ci resta da fare, 89, che in riduzione è 17 e che in riduzione è 8. Quindi qui abbiamo visto come calcolare il nome e il cognome, come sommarli tra loro per ottenere la parte che ci parla più della nostra interiorità. Quindi qui troviamo un'anima 6 legata all'amore, all'angelo custode, all'importanza della famiglia e delle relazioni accudenti, di presenze molto attente ai bisogni degli altri. Nella persona troviamo l'11, che è il tema anche della strategia, quindi in questo caso che la biografia si è svolta, l'aspetto intuitivo e strategico da mettere in pratica. E di nuovo in questo totale di vocali e consonanti, chiamato numero dell'io, e lo scriviamo qua, ecco che torna quell'8 che è anche dentro il nome Giuseppe, che è la capacità di essere leader, la capacità di essere il generale che è stato.